Benvenuti nella mia cucina. Allora, è carnevale e io a carnevale devo fare le castagnole, proprio come faceva la mia nonna. Non ripiene, attenzione, sono delle pallotte morbide. Poi la mia nonna le faceva con la ricotta, la scorza d'arancia e io, per renderle ancora più golose, ci aggiungerò pure il cioccolato. E partiamo proprio con la ricotta, che è un po' l'ingrediente segreto di queste castagnole, le renderà morbidissime. Sono 150 g di ricotta vaccina, 60 g di zucchero. Cominciamo a dare una bella mescolata. E ci rompiamo dentro un uovo. Carnevale è proprio la festa dei bambini, eh? Io mi ricordo quando ero piccola, proprio il profumo della frittura, la frittura alla vaniglia, la frittura dolce, ha proprio un altro odore rispetto alla frittura salata, e io lo collego assolutamente al carnevale. Che bello! Non ho mai amato molto mascherarmi, ma mangiare. Allora, è il momento di aggiungere la farina. Sono 150 grammi, proprio come la ricotta. Arricchiamo con un cucchiaino di lievito, una bustina di vanillina. E io sulle ricette di carnevale preferisco la vanillina alla vaniglia, alla bacca di vaniglia, perché ha proprio quel sapore, quell'odore del carnevale, un po' più intenso, un po' più pungente. Come la mia nonna, anche un po' di spezzetta d'arancia. Se vi piace, si può mettere anche il limone. A questo punto così si esaurisce la ricetta della mia nonna. Invece io voglio aggiungerci un po' di cioccolato e in particolare delle scaglie, che poi si sciolgono in cottura. Un 50 grammi circa. Il bello di questo cioccolato è che ogni blocco sono 100 grammi, quindi io mi posso regolare, ne metto più o meno metà e faccio un 50 grammi. Mamma, che profumi tra cioccolato, arancia, vaniglia. Bisogna fare un impasto, ma un impasto che si possa lavorare con le mani. Prima di impastare incomincio a mettere l'olio di semi, perché poi devo andare a crescere. Ok, vado avanti con le mani. Sono castagnole molto molto morbide queste, non si possono modellare come fossero degli gnocchi. Tagliamo dei pezzettini e facciamo delle piccolissime palline. Anche un po' più grandi, adesso forse sono stata fin troppo parca. Che la mia nonna le faccia un po' più grande, una via di mezzo, perché poi sai qual è il problema, è che devono cuocere bene, quindi se le si fanno troppo grandi poi non cuociono più. E insomma, andiamo avanti a farle fino a che il nostro olio non è caldo e poi le tufferemo dentro. Comincio a friggere queste, vediamo come va, sacrifico la più piccolina. Mi raccomando, l'olio non troppo caldo sulla frittura dei dolci, perché sennò si brucia, lo zucchero brucia molto in fretta, per cui deve essere una frittura abbastanza delicata.
volta per la parte della mia famiglia intollerante al glutine avevo usato di 150 grammi 100 grammi di farina di riso e 50 grammi di fecola. Erano venute molto bene, un po' più molli, però poi una volta raffreddate erano diventate molto dure. Invece con la farina di grano tenero rimangono un po' più morbide. Ok, allora a questo punto le facciamo raffreddare un pochino e poi il dilemma: zucchero a velo o zucchero granulare? Granulato, come si dice? Vabbè, semolato mi suggeriscono, guarda che sono belle scema. Io preferisco lo zucchero semolato perché così faceva la mia nonna. E adesso facciamo un sacco di rumore. Questo dobbiamo mangiare carne, eh? Ma non c'è fine alla golosità, per cui io farò anche una sorta di glassa di ganache velocissima per pucciarle dentro. Non metterò il burro ma il miele. Abbiamo 150 grammi di cioccolato. Metto in un pentolino 100 ml di latte con 30 g di miele, che questa è un'ottima copertura anche per le torte. Io l'ho scoperto una volta che non avevo il burro a casa ma dovevo glassare una torta e devo dire che mi è piaciuto anche un gusto leggermente aromatico il miele, che non è per niente male. Non facciamo andare a bollore il latte, ma quando è lì lì per bollire ci mettiamo il cioccolato. Spento addirittura il calore perché intanto non c'era più bisogno. Ecco. Versiamo il cioccolato dentro una ciotolina. Queste, mi raccomando, calde, calde, bisogna mangiarle subito. Faccio giusto a tempo a salutarvi, augurarvi buon carnevale e me le mangio.